Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Oggi una mia ricetta che dovete assolutamente provare. Allora, bucatini, guanciale e robiola. Quindi pochi ingredienti, ma sappiamo che le cotture col guanciale, come per la gricia, la carbonara, la matriciana, eccetera, sono un po' particolari per non fare cazzate. Quindi questi sono gli ingredienti, andiamo a vedere cosa fare, come prepararli per farci un piatto che vi posso garantire che è spaziale. Vediamo tutti i vari passaggi. Per prima cosa accendiamo l'acqua della pasta, perché questo comunque è un piatto veloce. Intanto che l'acqua della pasta arriva all'ebollizione, andiamo a tagliare il nostro guanciale. Andremo a tagliarlo a cubi grossi. Questo non l'avete mai visto, ma dovete fidarvi. Quindi taglio un bel tocco. Lo divido. E taglio i cubi. Andiamo a metterli in padella. E cominciamo a soffriggerli. Quando ci siamo, col guanciale andiamo a bloccare la sua cottura semplicemente usando l'acqua calda. Però mettendo l'acqua si blocca la cottura e adesso così ce li teniamo con la fiamma proprio al minimo, minimo, minimo fino al passaggio successivo. A dopo! Ok, alla pasta mancano 3-4 minuti per essere cotta al dente, perché è ancora bella turgida. La travasiamo e andiamo a finire la sua cottura in padella assieme al guanciale. Quindi un paio di mestolate di acqua di cottura, alziamo il gas al massimo e andiamo a girare, così lei, come dico sempre, l'amido della pasta si lega con la parte liquida e così facendo si va a creare una bella cremina, quindi avremo sempre un sugo cremoso e mai acquoso. Quindi girate, appena vedete che il sugo inizia a prendersi un pochino, iniziamo a saltare. Andiamo avanti così finché non è pronta la pasta, che è bella al dente e il sughetto bello cremoso. I bucatini sono al dente al punto giusto, spegniamo la fiamma e ci spostiamo dal fuoco più caldo. Ora qualche secondo e cosa facciamo? Andiamo a mettere dentro la nostra robiola e adesso con calma andiamo a mantecarci la nostra pasta. Man mano la robiola si scioglierà, aggiungiamo ancora un pochino di acqua di cottura e andiamo a mantecare finché non si sarà sciolto del tutto. Ok, tutto bello omogeneo, andiamo ad impiattare.
pepe ovviamente a gusto. E andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. Piatto è pronto? E benvenuti a tavola con me. E questa volta per me non è una prova dell'assaggio, perché questa è una mia ricetta che ho fatto già tante volte. A tutti quelli a cui l'ho fatta assaggiare è piaciuta. E sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate voi, per cui provate a farla e poi fatemi sapere nei commenti com'è andata e cosa ne pensate. Ci tengo davvero, perché questa è una mia ricetta. E ragazzi, la pasta con la robiola e il sapore del guanciale è tanta roba. E il guanciale tagliato grosso, provatelo. Mi raccomando, fermate bene la cottura, fuoco al minimo, se necessario spegnete, non deve andare oltre, non deve diventare duro, eh? Deve essere una goduria in bocca. Come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportarmi, mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto e attivate la campanellina per non perdervi le prossime video figate, ricette. Seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, TikTok, dove ci facciamo tante risate, dove sparo cazzate tutti i giorni. E grazie, grazie di cuore a chi è iscritto al canale e mi segue. Un bacione a tutti, buon appetito, alla prossima!